Sherilyn Sherilyn Fenn è un'attrice statunitense, divenuta famosa grazie al ruolo di Audrey Horne in Twin Peaks. Sherilyn è ricordata anche per i film Boxing Helena e Uomini e Topi, oltre che per telefilm come Rude Awakening e Una mamma per amica. Nel corso della sua carriera ha lavorato con molti attori e registi, tra cui David Lynch e Carl Reiner. Dopo la separazione dei genitori, avvenuta quando aveva 12 anni, Sherilyn e i suoi due fratelli maggiori passarono l'infanzia seguendo la madre Arlene Quattro, nota musicista, nelle diverse tappe dei suoi concerti. A 17 anni le due donne raggiungono Beverly Hills e proprio in quel luogo Sherilyn deciderà di recitare. Grazie all'incontro con un agente, amico della madre, che la consiglierà sul da farsi, Sherilyn si iscriverà alla scuola di recitazione Lee Strasberg Institute. La Fenn è nipote della cantante Suzy Quattro. Dopo diversi annunci pubblicitari e qualche film TV, Sherilyn ottiene un ruolo piccolo ma rilevante nell'umoristico film con Crispin e Eric Stoltz, The Wildlife. Nel 1985, gioca il ruolo di una ragazza che seduce una sua coetanea teenager travestita da uomo nella commedia Un ragazzo come gli altri. Seguiranno a ruota libera Il replicante e Trashin, Corsa al massacro. Dopo una partecipazione al telefilm 21 Jump Street, ed aver sostenuto un provino per il film La storia fantastica, Sherilyn ottiene la notorietà grazie al film Congiunzione di due lune, pellicola erotica diretta dal regista Salman King. Nel 1990 la produzione di Twin Peaks le affida il ruolo di Audrey Horne, personaggio ironico e minaccioso allo stesso tempo che riscuote un enorme successo. Angelo Badalamenti scrive per il personaggio tre temi musicali: Audrey Dance, Audrey S. Prey e Audrey. Victoria Jackson ne fa una parodia al Saturday Night Live. Una foto dell'attrice nei panni del fittizio personaggio viene mostrata in una puntata del The Late Late Show with Craig Kilburn. 10 anni dopo il grande successo del serial TV, un gruppo norvegese chiamerà la propria band con l'omonimo nome. Nel frattempo arriva anche il successo al cinema, Cuore selvaggio, film di David Lynch, che vede Sherilyn interpretare il ruolo della ragazza uccisa dopo un incidente automobilistico, è premiato con la Palma d'Oro a Cannes. La serie è un ottimo trampolino di lancio per Sherilyn, tanto che anche il regista Roger Vadim, nel 1990, pensa a lei come una delle candidate ideali per il sequel di Barbarella. Purtroppo il film non ha un seguito, ma la carriera non ne risente, visto che nei 3 anni successivi reciterà in ben 7 film. Nel 1991, dopo aver affiancato Mark Harmon nel film TV ispirato alla vita di John Dillinger, Dillinger, nemico pubblico numero 1, spalleggiata da Forest Whitaker, interpreta una madre disposta a tutto pur di tenersi il figlio nel thriller Il diario di un killer. Nel 1992, è al fianco di Danny Aiello per interpretare il fittizio personaggio della spogliarellista Candy Cane, nel film che racconta la vita di Jack Ruby, Ruby, il terzo uomo a Dallas. L'interpretazione di Candy Cane colpì molto la critica cinematografica italiana, tanto che Morando Morandini nel suo dizionario scrive: sempre nello stesso anno, circondata da Gary Sinise e John Malkovich, affronta i critici di Cam interpretando una moglie sola e triste nel remake del film Uomini e Topi. Nel 1993, alla 50ª mostra di Venezia, viene presentato Boxing Helena, film che segna l'esordio alla regia di Jennifer Lynch. In origine Sherilyn non doveva prendere parte al progetto, ma quando Kim Basinger fece dietro font, sconvolta dalle troppe scene di violenza e sesso della pellicola, la Lynch, rimasta orfana anche di Madonna, che all'ultimo momento rifiutò la parte, decise di affidare la parte dell'amputata Helena a Sherilyn. Nel 1995 ha l'arduo compito di interpretare la vita di Elizabeth Taylor nella miniserie televisiva Liz, la diva dagli occhi viola. Nel 1997 è al cinema con La Belife,
film diretto da John Harmon Feldman. Nel 1998, grazie alla sitcom Rude Awakening, decide di sperimentare l'arte più difficile, la comicità. Per 3 anni interpreta Billy, attrice alcolizzata, che pur cercando di tenersi sobria per superare i provini con i produttori cinematografici, non smetterà di combattere con il problema che la tormenta. La serie in Italia è stata trasmessa su Canal Jimmy nella primavera del 2003. Nel 1999, esce Sam Ent, Fino all'ultimo colpo, film che segna l'esordio alla regia dell'attore Adrian Pasdar e che vede Cheryl investire i panni di una donna fatale? La pellicola che vede tra i protagonisti Chris Penn e Jeffrey Wright, ottiene buoni consensi di pubblico tanto da guadagnarsi un premio per le migliori immagini? Nel 2003, al Sundance Film Festival viene presentato Il delitto Fitzgerald, film prodotto da Kevin Spacey e che vede Cheryl interpretare Angela, la donna dei sogni e dei desideri di Leland. Dopo essersi dedicata alla regia, girando un documentario sul Cosmikigs, riguardante lo sviluppo del bambino, e il suo fondatore Judy Julin, nel 2007 recita nel film Hazard, I Duke alla riscossa, prequel del telefilm Hazard. Nel 1985 ottiene il primo ruolo in una serie televisiva, partecipando in veste di guest star ad un episodio del telefilm generazionale Cin Cin. Tra il 1987 e il 1990 recita in 2 episodi di 21 Jump Street. Diretta da Robert Zemeckis, nel 1995, al fianco di Isabella Rossellini e John Lithgow recita il ruolo dell'amante di Humphrey Bogart, nella serie Fantasy e racconti della cripta. Nel 1997, appare in un episodio di Friends, interpretando la fidanzata con la gamba di legno di Chandler Bing. In seguito, dopo aver recitato la parte di una donna malvagia in Law and Order, Unità Vittime Speciali, interpreta il ruolo di una madre sexy in CSI, Miami, una donna sepolta viva nella tomba in NCIS, e una moglie tradita che viene uccisa dalla defunta amante del marito in Night Visions. Nel 2002 in Dawson S. Creek veste i panni di Alex, l'austera proprietaria di un ristorante che con il suo fascino fa perdere la testa a Pacey. Tra il 2003-2004, partecipa a diversi episodi di Boston Public. È l'unica attrice ad aver interpretato 2 ruoli diversi in una sola fiction, nella serie Una mamma per amica è apparsa in 2 diverse stagioni e con 2 ruoli completamente diversi, nella 3ª stagione ha interpretato Sasha, la ragazza del padre di Jess, mentre nella 6ª e nella 7ª serie è stata Anne Banardini, la madre della figlia di Luke. Nel 2010 assieme ai colleghi Dana Ashbrook, Cheryl Lee e Ray Wise tributa la serie televisiva Twin Peaks partecipando all'episodio numero 12 della 5ª stagione di Psych. Nel 1985 durante le riprese del documentario Damis conosce Johnny Depp, con il quale vive una storia d'amore che termina nel 1989. Il suo nome è scritto sull'elmetto di Johnny Depp nel film Platoon e sulla chitarra dell'epoca dell'attore. Sullo strumento infatti si potevano leggere le iniziali SF. In seguito vive delle storie più o meno importanti con il chitarrista Dweezil Zappa, con il cantante Prince e il fotografo Barry Hollywood. Nel 1993 è convolata a nozze con il musicista Toulouse Holiday, dal quale si è separata nel 1997. Dalla loro unione, nel 1994 è nato Miles. Cheryl vive a Los Angeles assieme al figlio Miles e al suo nuovo compagno, Dylan Stewart, dal quale nell'agosto del 2007 ha avuto il secondo figlio, Christian. Nel 2009 crea il suo blog dal titolo Postcards from the Ledge. Nel 1990 è stata candidata agli Emmy Awards per Twin Peaks, come migliore attrice non protagonista in una serie drammatica.
Nel 1991 è stata candidata ai Golden Globe per la sua partecipazione a Twin Peaks, come migliore attrice non protagonista in una serie, miniserie o film TV. Nelle versioni in italiano dei suoi film, Sherilyn Fenn è stata doppiata da Grazie per l'attenzione. Iscriviti al canale.